Mancano 300 metri. Noi lo sappiamo ai 2,50 perché le vie cambiano di colore. La mia mente è totalmente vuota, non ricordo niente di ciò che pensavo, forse non pensavo a niente. Non sentivo neanche niente, non sapevo se i miei muscoli stavano esplodendo, non sapevo niente. Sapevo che stavamo ripetendo un gesto che avevamo già ripetuto migliaia di volte e che non può essere mai perfetto. Ma sapevo che poteva essere perfetto grazie a quanto eravamo complici in equipaggio l'uno con l'altro. Era un gesto perfetto per la nostra sinergia e sincronia. Certo, qui gli avversari si sono superati. Io penso di aver avuto paura di sbagliare in quel momento. Eravamo avanti. La nostra prua doveva soltanto tagliare il traguardo. Non abbiamo mai pensato a una medaglia nei nostri allenamenti, nei nostri anni di preparazione, nella nostra qualificazione. Non lo so perché, ma non ci è stato proprio permesso. E tagliare quel traguardo è stata un'esplosione di emozioni. Avevo nascosto una bandierina dentro i miei calzoncini, l'ho tirata fuori, una bandierina dell'Italia con tutte le firme della mia famiglia. E era pieno del loro amore. A quel punto abbiamo guardato gli avversari con uno sguardo d'intesa ed è stato un complimento fatto con gli occhi l'uno con l'altro. E poi via il pontile. A quel punto la bandiera dell'Italia era veramente grossa e finalmente era arrivato il momento di urlare l'inno e lo abbiamo veramente urlato. Siamo diventati negli anni poi fratelli d'oro, come i fratelli d'Italia.